Lavorava al gruppo di Apollo e Daphne, Gian Lorenzo Bernini, quando fu interrotto dal cardinale Scipione, che gli chiese di realizzare il David. In breve tempo era avvenuta, infatti, una singolare concomitanza di eventi. Nel giugno del 1623 era morto il cardinale Alessandro Montalto, che aveva impegnato Bernini con un incarico per eseguire una statua del re David. Il mese seguente moriva Papa Gregorio XV Ludovisi, segnando la fine di un pontificato ostile alla sua famiglia. Scipione poté così rilevare il progetto del David, con il quale intendeva celebrare la rinascita politica del casato borghese. Bernini eseguì la statua in soli 7 mesi. Nel momento massimo della tensione e dello sforzo, la torsione del corpo fa presagire la traiettoria del colpo. L'azione continua nel tempo e coinvolge lo spazio. Nessuna esitazione nel volto di David, nel quale Bernini ritrae se stesso, consapevole del suo ruolo anche nel misurarsi con l'inevitabile modello del colossale David di Michelangelo. Poggiata in terra, la cetra a foggia di aquila, emblema araldico dei Borghese, svela l'intento celebrativo dell'opera.